Ciao, stiamo aspettando che si colleghi adesso Alfred Ailey e ci parlerà del suo mondo, che è complicato perché più che complicato è complesso, ma in armonia. Allora, vediamo se si collega. Eccolo. A breve. Dovrebbe arrivare la richiesta. Saluto Ilenia, che è una cara amica, nonché un formidabile aiuto. Dunque, Alfred, prova a mandarmi la richiesta. Ciao Vito, Irene, altra amica carissima che saluto da Pisa. Ciao e ecco che si sta collegando. Buonasera, Alfredo, come ciao stai? Paolo. Bene, grazie. Te? Bene, bene, tutto a posto. Scusate, ma internet lì faceva il saluto, ma non riuscivo a capire se era partita o meno. Eccoci Allora, qua. questo incontro ti ho chiesto di partecipare a questo incontro anche perché tu hai, da quando ti conosco ormai sono parecchi anni, saranno almeno 4-5 anni. Hai sempre Sì. presentato un mondo colorato, con tanti aspetti che sei riuscito a far dialogare in maniera armonica molto bella. E quindi, allora, prima di tutto, degli aspetti che vorrei partire dal più semplice è la tua passione per la fotografia. Però facciamo un passo indietro. Raccontaci un attimo dell'inizio, cioè della tua infanzia, da dove vieni, come sei appunto, adesso sei a Milano, come sei arrivato lì, attraverso che percorso? Ok, allora facciamo così perché intanto ti ringrazio dell'invito. Mi piace molto questa sera condividere appunto con te e con tutte le persone e mi piace farlo in questo modo adesso. Un saluto un po' nelle lingue e dalle lingue da dove vengo che poi ho fatto mie, ecco, dato che mi hai detto sono un po' colorato, ecco. Allora lo dico in albanese perché io vengo dall'Albania e dico Mramja mirë të tonë shqiptarëve. Buonasera a tutti gli albanesi, buonasera a tutti gli italiani, good afternoon a tutti in inglese, per tutti quanti, insomma, sono un po' le lingue che mi hanno attraversato in questi anni, nel mio arrivo in Italia. E le persone che ho conosciuto poi sono tante e sono di queste lingue. Quindi è una lingua che ho fatto mia, quella della comunicazione, della relazione, che è la lingua più importante in assoluto. Quindi il linguaggio relazionale, ovvero quello di riuscire a creare quello che hai fatto tu stasera, anche se in assenza, diciamo, della fisicità dei corpi, no? Delle persone che si incontrano fisicamente, tu sei riuscito comunque a costruire questa sera un dialogo, una relazione virtuale, quindi arrivare a casa di tutte queste persone, che ci stanno seguendo, ma non solo, anche perché, sappiamo bene che il virtuale poi rimane, nel senso è una traccia e come tale arriva anche dopo, non solo in questo momento. Allora io in breve dico la mia infanzia, nasco in Albania, a Scutari nel, insomma, 87, quindi sono passati un bel po' di
un po' di anni, quasi 33, l'età di Cristo, ma portiamo con tanta forza la croce di ogni giorno, no? Come in questo momento anche una croce, questo di questi ultimi mesi, che non è facile per nessuno, ma appunto relazionandosi bene all'altro, ce la si può fare, ecco. E quindi questa è una lezione fantastica. Saluto tutti quanti che stanno mandando i cuoricini. È anche una top model che ha fatto la sfilata per Alghero quest'estate, cioè, a settembre. Ciao Ani, belle persone tutte quante e sono strafelice di questo. E che ci siete ragazzi tutti quanti. Allora, quello che stavo dicendo, nasco appunto in un contesto familiare dove mi trasmettono giorno dopo giorno l'amore e la passione per la relazione, il sorriso. Mi insegnano, non ho visto mai, per dire, nonostante le fatiche, eccetera, eccetera, nella vita, non ho visto mai mia madre oppure mio padre davanti a me. Okay, perché è obbligo e anche dovere dei genitori riuscire in qualche modo a salutare quello che è la loro parte difficile, quindi quando c'è la creatura, il bambino vicino, riuscire a salutare, portarlo fuori da sé e dire bene, costruiamo e diamo via la crescita della persona, no? Quindi questo bambino. Ecco, il contesto è stato questo e sono lieto, e lo dico in albanese ai miei genitori, falemnershum per çdo gjë që keni bërë ta njëjtën, baba Lush e nonna Regina. Grazie mille a mio papà Angelo e Regina che hanno fatto tutto e mi hanno portato dove sono arrivato oggi, riuscire a parlare poi di quello che è anche una creatura che prende poi il volo e va sicuro dove vuole, ecco, con il sapere e tutto quello che comporta poi nello spostarsi, nell'andare da un paese all'altro, dalla città all'altra. Così finisco le superiori nella mia città, un periodo molto, molto importante, perché è un periodo di studio dove mi dedico molto al teatro, mi dedico molto anche in quel tempo alle arti visive in generale, no? Mi piaceva tantissimo anche il disegno, poi mi metto a scrivere anche qualche poesia e così via. Poi arrivo alla scelta, praticamente all'età di 18 anni, arrivo poi a fare la scelta, quindi finisco il mio percorso, diciamo così, iniziale, no, della formazione e passo all'università, dove mi trovo a dover fare una scelta importante, l'arte in sé oppure quella che nella mentalità di allora in Albania era, grazie Cuscio, mio cugino. Ciao, Salvo, anche tu. È un grande, anche lui. Ha studiato a Bologna, Salvatore. Un grande. Giurisprudenza, peraltro. Adesso lavora al Ministero delle Finanze, quindi in Albania. Orgoglioso di te. Poi arrivo e faccio la scelta, dico, va bene, voglio studiare psicologia. Comunque un orientamento un po' particolare, perché nel contesto albanese ai tempi chi studiava insomma psicologia, sociologia, eccetera, erano delle materie non di tanto diciamo valore. Il valore ce l'avevano, però non venivano apprezzate tanto, no?
perché venivano viste come materie un pochino di seconda, no? Categoria, di secondo grado, così. Al che ho detto, vabbè, studio psicologia, io voglio questo e questo voglio fare. Comincio a studiare e al secondo anno dell'università comincio già a lavorare e lavoro in comunità per minori e per ragazzi con gravi difficoltà sia cognitive ma anche a livello proprio di, insomma, fisici, ecco. Lì cresco tantissimo perché lì incontro l'altro nella sua fatica della crescita, nella sua fatica dell'esserci. E lì imparo ad essere anch'io più forte e imparo quello che si chiama, no, l'autonomia personale di una persona. Quindi curando qualcuno imparo a prendere cura di me. Questa cosa è stata fondamentale, decisiva nella mia vita per il mio percorso poi a seguire. Niente, finisco l'università e non mi fermo alla triennale, dico no, cioè voglio approfondire questo meraviglioso posto. Ciao Tiago, carissimo. E poi vado avanti e dico, bene, facciamo un master in counseling e quindi faccio anche quello, che era un master di primo livello, che ti dava la possibilità comunque di inserirti nel mondo del lavoro e anche accademico, non dico subito, ma molto velocemente. Seguo quel percorso lì e finisco anche con, diciamo, modestamente con un buon risultato. E arrivo a un certo punto diciamo, a fare una scelta. Quella, forse stasera è la prima volta che lo dico in parole, perché l'ho detto tramite quella che tu chiamavi prima, la fotografia. E qui mi faccio un po' un'introduzione. Decido di lasciare la mia terra e di recarmi al consolato italiano in Albania, per fare una scelta de cioè determinata proprio dal bisogno, quello di dare una mano alla cura della salute di mia madre che non stava tanto bene e lei soffriva appunto, aveva dei dolori pazzeschi alle anche, bacino, femore, eccetera. Quindi io all'età di 23 anni quasi, neanche, decido di, finito all'università e anche prima di finire il master, mi mancava ancora la tesi, decido di abbandonare tutto e tutti in Albania e di recarmi presso il consolato e dovevo chiedere un visto, no? Per mia madre, impossibile ai tempi, nessuno ti dava un visto motivo studio e neanche motivo cure, salute, eccetera. Al che dico, bene, io sono giovane, ho fatto tutte queste esperienze di studio e lavoro, proseguo con il mio studio all'estero e l'Albania non la abbandono, ma vado a trovare qualcosa in più, vado ad esplorare, no? Un mondo, chiamiamolo così, migliore, no? Perché comunque per un albanese, anche se sono solo 11 anni, ma comunque veniva visto come le Americhe di una volta per l'italiano, no? Quando gli italiani, insomma, guardavano verso le Americhe con la prospettiva di una vita migliore. Così fu anche per me 11 anni fa. E niente, vado, non mi danno il visto, vabbè, faccio tutto poi un percorso lungo di ricerca sia per questo visto, insomma, come ottenere questo visto per poter portare mia madre, ma anche altro, quindi lo studio. Niente, faccio tutto l'iter dei documenti, eccetera, e ricevo questo visto finalmente. Dopo un tot di mesi, tipo 6 mesi, mi viene la conferma dall'Università Cattolica dove
ai tempi feci domanda per entrare e una volta entrato all'Università Cattolica per fare questo master in formazione interculturale e linguistico presso la sede in Sant'Ambrogio, niente, io arrivo in Italia, le prime difficoltà, cioè, non è che sapevo l'italiano, come dire, sapevo come lo sanno gli stranieri appena arrivati, quindi vi lascio immaginare. Tu Paolo, hai avuto contatto anche con gli stranieri, conosci, sei in questo mondo sociale da una vita, sia per l'arte, ma anche per altro. E qua faccio una breve parentesi. Il giorno quando ho presentato il mio libro, il primo, dico nel tuo museo perché, come dire, era così nel senso, io ti ho sentito così, no? Ti ho sentito non padrone, ma un padre autorevole, non autoritario, quindi una persona che accoglie anche se non appunto quel giorno in presenza fisica, però è stato molto molto bello perché tu c'eri anche se non c'eri fisicamente il giorno della mia presentazione, e poi andremo a parlare. Niente, finisco tutto, mi viene dato in mano questo visto dopo 6 mesi di ricerca, eccetera. Arrivo a un certo punto e cosa faccio? Dico, bene, sei in Italia, adesso su e vediamo un attimo cosa ti aspetta. Ricordo, l'obiettivo era quello di portare mia madre in Italia a farla, insomma, operare, eccetera, a sistemare la sua anca, il bacino e il femore. Quindi io avevo tutto nascosto dentro di me, ma ben presente. Finito quel pensiero dentro e fuori, dentro, passano dei mesi, frequento il master all'Università Cattolica da Sant'Ambrogio in via Nirone, eccetera, eccetera, in via Carducci, quindi comincio ad esplorare il cosiddetto la mia Milano, perché comunque poi è diventata la mia Milano, no? E adesso attualmente sono a Milano, quindi mi sento albanese italiano, nel senso che adesso, cioè, per salutare i miei connazionali, mi devo fermare dalla lingua che comunque adesso è una lingua nella quale io sogno, è una lingua nella quale io vivo ormai da 11 anni. Quindi non è solo un parlare, è proprio un sentire dentro e un ascolto. Quindi questa cosa è tanta roba per me, ha un grande valore il poter riconoscere dentro la mia persona la doppia appartenenza, shqiptar e Infatti, per anche italiano. te avevo, riflettendo su te, soprattutto stasera, pensavo appunto che la prima parola che secondo me vedo calzante con te è la parola dialogo. Perché appunto quello, le tue passioni, come quello del il mondo della fotografia, il mondo della scrittura, il mondo attoriale a cui arriveremo poi, e la psicologia, tu sei riuscito ad unirle e intersecarle in un unico arazzo. E questo grazie proprio al lavoro di dialogo che tu hai fatto con te stesso e fra le varie discipline. Le altre parole che mi venivano in mente era, soprattutto per il tuo libro, tre parole chiave che mi ricordo quando l'avevo letto. Uno era appunto doppia appartenenza. Esattamente, il titolo di questo libro è proprio ciò che conta, no? La relazione. E per fare questa tesi di laurea magistrale all'Università Cattolica, perché poi dopo il master il mio percorso è andato avanti, ho finito anche gli studi in psicologia clinica, alla mia laurea mi viene chiesto ovviamente la tesi e quindi scelgo la prof, Giovanna Rossi, alla quale insomma do un grande abbraccio se è da qualche parte che segue o che arriverà magari a lei questo messaggio, una grande donna e docente. Niente, arrivo a fare questo studio sulla comunità albanese
in Albania e in Italia, quindi i figli della migrazione, ovvero oggi sarebbero quelli, i 45enni, 50enni di oggi, che negli anni 90, insomma, presero una decisione: via dall'Albania e andiamo in Italia. Però fino a quell'età lì era molto difficile per me, perché insomma io non ero piccolo e non capivo bene cosa fosse tutto questo spostamento di persone. E in prima persona anche mio fratello fece il viaggio con il cosiddetto gommone, proprio nel 91 lui fece questo viaggio terribile. Quanti anni ha Faccio questo. di differenza con te? Quanti anni aveva? 8 anni. 8 anni di differenza abbiamo. E quindi niente, alla fine lui è arrivato, grazie a Dio, quel viaggio è andato a buon fine e quindi è riuscito ad andare via dall'Albania e approdare a Brindisi, dove tutti gli albanesi, insomma, arrivarono negli anni 90, 91 e così via, fino al 2000, no? E come, diciamo, clandestini, se vogliamo usare un concetto che a me dà troppo fastidio, ma il cosiddetto concetto giornalistico, cioè i clandestini, i rifugiati, gli immigranti, eccetera, eccetera, perché si vede lontano da sé questa cosa, no? Quindi non mi appartiene e allora lo chiamo così. Però nel momento in cui poi, parlando di doppia appartenenza, ti appartiene, capisci che non sei tu, ma anche l'altro appartiene a te. Quindi si crea quello che poi fa venire in mente la doppia appartenenza. Quindi impari una lingua dell'altro, impari la cultura, impari tante tante altre cose. Quindi diventi quasi uno con l'altro. E un altro concetto che spiego nel mio libro, in modo molto umile, ma ricavato da uno studio di circa 4 anni, quindi ho cercato di studiarlo bene questo libro prima di pubblicarlo, dico anche l'identità di appartenenza. Quindi questi 40 anni, 40enni, barra cinquantenni di oggi, che sono i genitori di dei adolescenti che vivono oggi in Italia, o addirittura anche dei giovani, ok? Quindi vengono visti nel mio libro come le tre generazioni, i nonni rimasti nel paese d'origine, quindi in Albania, questi genitori che hanno vissuto in prima persona questo viaggio migratorio, un altro concetto importante è il viaggio migratorio che porta con sé quello che lasci, da dove parti e quello che trovi, dove arrivi. Quindi questa cosa è fondamentale, capire anche questo viaggio migratorio cosa porta con sé. Porta tanta sofferenza, porta tanta gioia, ma porta anche tanta insicurezza perché non sai dove stai andando. Non è che sali sul traghetto, paghi il biglietto e arrivi. No, sali su un gommone, su un pezzo di qualcosa di gonfiabile che non sai se ti porta e per la logica non dovrebbe neanche esistere perché attraversare. Quanto è durato il viaggio in termini proprio di ore? E di mio fratello? 4 giorni. 4 giorni. E qua mi collego con il film perché si collegano subito e poi chi vede la mia identità di studio e di provenienza e di arte può collegarsi al film Who Am I che poi ho fatto nel 2016 a Verona, dove l'albanese negli anni 90 in Albania, quindi l'arrivo a Brindisi e dopodiché l'Italia che si trova non più
diciamo, alle prime armi di costruire i cosiddetti centri di accoglienza, okay? Perché negli anni 90 fu la prima esperienza per l'italiano, no? A dover costruire un qualcosa per accogliere qualcuno, perché fino ad allora non potevano, perché non avevano avuto più esperienze prima di questo genere. Quindi con l'arrivo poi dei rifugiati, quindi dalla parte Libia, eccetera, eccetera, tutti i grandi sbarchi nelle coste italiane, lì ho detto: bene, adesso faccio un film sui rifugiati. E lì mi sono messo in gioco ad ascoltare queste persone che venivano in Italia. Perché ho fatto questo? Perché dentro di me c'era, ero piccolo quando mio fratello era partito e non sapevo. Oggi cosa faccio? Do ascolto a quel fratello che non ho mai ascoltato, in modo simbolico, se vogliamo andare a ripescare dentro la struttura della psiche, no? Che l'inconscio poi lavora dentro e ti porta a pensare a quell'azione lì. Perché sono andato ad ascoltare dei migranti che venivano in Italia perché io ero piccolo e non potevo sapere gli spostamenti degli albanesi negli anni 90 verso l'Italia. Invece nel 2016 avevo le capacità e le possibilità di dare ascolto a questo flusso migratorio, un altro concetto importante, il flusso migratorio. E nel mio libro, Ciò che conta, parlo della famiglia transnazionale, quindi queste tre generazioni che per riuscire a portare avanti una vita, diciamo, per quanto difficile e faticosa, no? Una vita comune dalla famiglia dove rimane e la famiglia, che la metà della famiglia poi parte, va in un altro paese, erano i figli che sono gli adolescenti, i giovani di oggi della comunità albanese, che oggi sono i cosiddetti figli della doppia appartenenza, la doppia cittadinanza, la doppia identità, quindi è tutto doppio. E loro, questi giovani e adolescenti, hanno fatto in modo da costruire proprio queste basi, magari queste fratture della famiglia, perché hanno fatto da ponte tra i nonni e i genitori. Quindi hanno creato in qualche modo hanno fatto quello che è andare a ricucire un po' i legami. E a loro volta i genitori di questi giovani adolescenti di oggi, con tanta fatica, ciao, ciao Eli. Ecco, Eli ad esempio è un ragazzo che è venuto Eli, ti presento un pochino, dall'Albania, e io l'ho conosciuto mentre lavoravo a Verona. Lui fa parte dei minori stranieri non accompagnati e io l'ho avuto nel primo colloquio dove io facevo il mediatore interculturale linguistico. Ciao Ele. Ed è un bravissimo ragazzo, oggi lavora sul lago di Garda, Paolo, tra l'altro vicino a Brescia, quindi è una bravissima persona. È diventato uno dei miei ragazzi che ho seguito. Fantastico, bravo, bravo. E quindi ecco, questa è la relazione. Ciò che conta per me è questo in diretta che stiamo parlando e incontri le persone che hai in qualche modo accolto e dato anche una mano per l'inserimento nella vita in Italia, a Verona, a Desenzano, eccetera. Quindi questa cosa a me rende non felice di più, ma con tanti più, perché loro oggi sono autonomi e non hanno bisogno di nessuno, perché hanno capito che in un paese che non è tuo, ma lo puoi far diventare tuo, ti devi impegnare come i tuoi si sono impegnati nel tuo paese, anche qua, devi dare la tua parte. Quindi l'impegno costante, la perseveranza. E questa cosa mi riempie proprio il cuore.
vedere che ci sono tutti quanti presenti e forti. Poi, non so, io vado avanti, Paolo, cioè nel senso. Parlando di dialogo e di espressività, il linguaggio che ti consente, cioè, abbiamo citato prima il film, il tuo progetto del film, che cosa ti consente il linguaggio del cinema rispetto al linguaggio della scrittura? Che canali di comunicazione ti apre? Allora, vado proprio nel concreto. Nel fare questo film documentario, che prima o poi riuscirò anche a metterlo in rete, ma pian piano, siccome sono storie importanti per la mia vita, non solo artistica, registica, però proprio a livello relazionale, non mi va di metterlo lì su YouTube giusto per fare un po' di follower e seguaci che guardano il film, non mi interessa, perché il mio obiettivo, il mio linguaggio era quello di incontrare l'altro nella sua difficoltà e con la sua verità soggettiva. Ecco cosa mi dà la possibilità la telecamera, la cinepresa, mi dà la possibilità di incontrare l'altro attraverso, sappiamo tutti che cinema è questa parte qua. Teatro invece è tutta l'intera persona, nel senso che è di più. Il teatro, io ho bisogno di vederti mentre tu fai anche il movimento scenico. Invece al cinema devo riuscire ad arrivare con te, ok, attraverso lo sguardo. Questo che faccio io non è un linguaggio di cinema per fare cinema, è un linguaggio, è una cinepresa, chiamiamolo così. È una cinepresa dove diventa portavoce di qualcuno, della sofferenza dell'altro, della gioia dell'altro, dell'esperienza che l'altro porta nella sua forma, come ha vissuto quell'esperienza X o Y. Quindi per me è un linguaggio fondamentale, perché è un linguaggio che riesci a fermarlo in un tempo e averlo per sempre, perché io quei volti lì che quel giorno ho ripreso, con i quali io ho parlato perché ero dietro la cinepresa e io interagivo con loro, parlavo con loro. Era molto bello quel linguaggio lì perché io sentivo e nel film documentario Who am I? Chi sono io? Questo titolo è importante perché domandarsi chi sono io, mi sono domandato io prima di tutto. Chi sono io per andare a chiedere a queste persone che vengono da un contesto così faticoso che mette, diciamo, in discorso la vita o la morte? Ok? Sono capace io di andare a fare questo? No, non sono capace, ma voglio farlo con l'umiltà e la professione, perché mi piace unire queste due forme, che sono due forme di espressione, per arrivare all'altro, ecco, quello per creare un dialogo. E devo dire onestamente, l'ho presentato poi in alcuni contesti, io lo chiamo così, protetti, contesti protetti, nel senso dove sapevo chi, insomma, avrei incontrato in quel contesto, non sapevo le persone fisiche, però sapevo il contesto, un teatro dove non va X persona che magari mi crea una difficoltà al mio attore, perché poi nella presentazione andavo sempre accompagnato da uno degli attori di questo film documentario, perché non amo presentare le mie cose, presentare di queste persone. Quindi è un linguaggio importante e fondamentale. Invece quello della scrittura mi aiuta e a livello di regia, sai bene perché anche tu vieni da questo mondo e hai incontrato dei grandi attori, registi, l'anno scorso con Francesco anche, hai fatto un sacco di lavori importanti, interessanti.
veramente tanta stima per te, per lui, e insomma, un grande attore e non solo, una grande persona soprattutto. E, ti dicevo, la scrittura invece mi dà la possibilità di soffermarmi più nei dettagli, prima di arrivare al cinema, all'espressione fotografica, eccetera. Quindi è un modo per stare con me, dentro di me, in modo tale da portare poi avanti a qualcuno qualcosa di quella scrittura lì, che nasce sempre in questo stare insieme. Veniamo invece adesso al mondo della fotografia, perché mi ricordo che quando noi ci incontrammo la prima volta e tu, dopo avermi parlato del libro, mi avevi parlato del tuo progetto fotografico, io mi ricordo subito che mi sembra che tu avessi detto inizialmente nell'esposizione la parola esposizione. E io vedendo invece il progetto che c'era dietro, ho detto no, questa non è un'esposizione, è una mostra, perché cioè distinguiamo bene la differenza. La mostra è prendere delle opere d'arte, metterle alle pareti con una didascalia e farne fruire. La mostra invece è un progetto dove c'è dietro uno studio, un messaggio e un percorso logico che ti porta a recepire un messaggio. E quello era il tuo caso. Parliamo del rapporto fra il rapporto duale fra te e tua madre. Se mi avessi fatto questa domanda qualche anno fa, non avrei risposto né a te né anche a nessuno, tranne alla mia psicanalista. Allora, è un discorso molto delicato, ma non è più faticoso, perché nella vita, per fortuna, si fanno dei percorsi di crescita. E abbiamo la possibilità di crescere se ci facciamo guidare e condurre, portare per mano verso la crescita. Ho avuto il bisogno, la necessità di farlo e mi sono fatto guidare e mi ha guidato alla grande e ce ne vado fiero di quello che ha fatto la dottoressa Carla, pace all'anima sua, adesso non vive neanche più, però dentro di me è immortale perché vivrà per sempre. È una madre, come dire, nella guida spirituale e cognitiva, no? Relazionale. È una guida che aiuta molto ad arrivare a quello che poi io ho fatto, andare a fotografare qualcosa che ho vissuto in prima persona con il corpo, la cura del corpo di mia madre, ovvero andare a trovare la nudità del dolore di una madre nella sua fatica del corpo, nel suo dolore fisico corporeo, veniva assistita da suo figlio nel 2011. Io avevo, insomma, i miei 23 anni, non ero così, non facevo di mestiere l'infermiere e il medico, quindi trovarmi di fronte alla cura di una persona che è mia madre, che viveva quell'esperienza faticosa lì, mi ha portato a conoscere la mia nudità, il mio essere nudo. Ma non parliamo del nudo solo a livello fisico. Parlo soprattutto, Paolo, la cura dell'altro. E prima dicevo che curando l'altro prendiamo cura anche di noi stessi. E c'è anche il mio collega Paolo dalla Sicilia che ci sta seguendo, che è psicoterapeuta. Ciao Paolo, confermi se è così, Paolo. La cura del corpo di mia madre mi ha portato a scattare dentro di me delle foto
magari stasera non ci soffermiamo su quella fatica perché è stato un percorso di 6 mesi all'ospedale ed è la prima volta che ne faccio, diciamo, ci metto, ecco, la faccia nel parlare così direttamente e non ho paura di dirlo perché non sento più quel disagio di una volta perché quelle fotografie scattate mentre curavo il corpo di mia madre hanno fatto sì che tutto venisse proprio stampato dentro di me. E fa tocco qua e qua perché, insomma, ragione e emozioni. Quindi due livelli della persona dove è importante arrivarci. E grazie a quell'esperienza sono riuscito ad arrivare. Sono riuscito a far sì che queste foto stampate in queste due altezze, ok, in queste due parti del mio corpo, dentro e fuori, venissero fuori in una forma artistica, perché ricordiamoci e sappiamo benissimo che l'arte è una forma di espressione di qualcosa che abbiamo dentro che non conosciamo fin da subito. Ma man mano che fa la sua strada, riesce anche a trovare la sua forma per venirne fuori. Nel momento in cui noi ci siamo confrontati e tu hai riportato prima, e ti ringrazio per questa precisazione tra esposizione e mostra, e detto da te, per me è tanto davvero onore perché comunque tu sai bene e curi bene l'arte, le mostre, eccetera, e non fai solo le cosiddette esposizioni, ma fai proprio le mostre d'arte. E sentirmi dire da te questo, davvero ti ringrazio davvero di cuore. Mi hai fatto ripensare molto a questa cosa e ti dico, mi sto anche emozionando in diretta per Perdona, questa. No, non è volevo stato veramente. interrompere, ma era un bel progetto che volevo ricordare. No, è stato bellissimo, ti dico, questa affermazione è stata proprio bella perché anche dentro di me, nella mia piccola esperienza, e poi andando avanti con il pensiero di prima, arrivare a dare forma a queste fotografie scattate dentro di me, portarle fuori e fare un autoscatto, perché poi si tratta di self-portrait, no? Quindi un autoscatto, andare a mettersi dentro in un cellophane dove per un minuto ti manca l'aria, ti manca il respiro, è un po' un'esperienza. Nel mio piccolo, tanta stima e rispetto all'Abramovic, è un'esperienza come le sue esperienze, perché io per un attimo ho voluto proprio entrare dentro nel grembo della madre che ho curato per 6 mesi, giorno e notte, fuori su una sedia all'ospedale. Quindi sono stato per 6 mesi ad accudire mamma fuori lì che aspettavo su una sedia, la sedia proprio della speranza. Giorno dopo giorno io aspettavo una notizia quando mia madre, insomma, potesse di nuovo riprendere a camminare con le sue gambe. Fu difficile allora, oggi ne parlo da artista perché poi ho dato forma. E ho fatto nel 2016 questa mostra fotografica all'ex macello di Verona, uno spazio molto bello. E devo ringraziare qua Giuliana Magallini, la curatrice di questa mostra fotografica, che le voglio un bene dell'animo, perché è un'arte terapeuta con la A maiuscola. Per tutta la vita, e proprio lei è l'arte terapeuta per me per l'eccellenza. E poi anche Anna Balini, che è stata la gallerista che ha seguito poi e ha dato credo alla mia mostra a San Massimo. E quindi questo mio vivere dentro, Paolo,
è arrivato poi a fermarsi in un quadro delle foto stampate su carta cotone, che sappiamo bene, quando l'inchiostro viene poi assorbito, diventa quasi corpo umano, perché non è una carta da carta fotografica, lucida, non amo queste cose, perché volevo proprio vedere, non me, il soggetto che avevo fotografato dentro di me, volevo vederlo fermo. La fotografia alla fine sappiamo bene cos'è, no? È un fermo immagine di un tempo-spazio. Quindi io ho fermato quel tempo e quello spazio dentro, in quel momento, dentro quel cellophone, nel movimento, nelle mosse, che quel mancarmi, no, quell'aria che non avevo quando stavo lì dentro, volevo uscire fuori, e per uscire ho dato poi vita a quelle 10 fotografie. Però erano venuti fuori 800 scatti in automatico, no? Lo metti il treppiede, parte e va avanti, no? Tanto che per fare poi la selezione di queste 10 foto, all'inizio non sapevo quante avrei scelto, perché quella foto, perché quell'altra no, ma man mano è arrivato tutto. Ciao Marco, un attore di Firenze. E quindi praticamente fate le scelte delle prime 32, poi però vedevo, ho detto 32 sono un po' too much, sono troppe. Quindi, perché dentro di me c'era un processo che in psicoterapia Carla mi aveva dato un numero, era 10. E poi man mano sono entrato dentro di me, ho detto, ma il 10 forse è importante per lei. Perché per me non è importante? Sono andato a guardare cosa fosse quel 10, no, dentro di me, e soprattutto cosa volesse dire e trasmettere ai tempi Carla. Lei mi spiegò, mi parlò proprio del processo evolutivo, no? E mi parlò, tra le altre cose, dei 9 mesi, no, che noi stiamo dentro il grembo materno. E lì, lampadina nella mia mente, aia Carla, mica per niente fa la terapeuta. No. Quindi io lì ho preso consapevolezza e co conoscenza, no, del processo. E dopo quello ho detto 9 per il grembo materno. Fatalità, le pose erano, cioè mi sembrava come se fosse stata la veggente di questo avvenire, poi, no? 9, proprio le foto dove io ero, tu hai visto la mostra, quindi hai presente tutte le foto dentro questo Domopa, e man mano ne vengo fuori, fino a rimanere scoperto, nudo, in un mondo che cioè faccio fatica a starci, perché è un mondo sconosciuto, ma fisicamente era davvero così, è stato così davvero, perché stando lì dentro per quel minuto lì, cioè, io sono dovuto proprio strappare, se vogliamo parlare in modo simbolico, quella, non la placenta, il sacco amniotico, perché la placenta è la forma, esterna, no? Quando si rompe la placenta, poi invece il sacco amniotico è proprio quello dove tu, navighi quando sei dentro, no? Del tutto. E nel stare dentro quel Domopa per quel minuto lì, cioè, non riuscivo, quindi era arrivato il momento di venirne fuori. Infatti, appreso quando poi in un incontro con un grande artista italiano, gli dissi: ma questo grembo materno è faticoso. Pistoletto, no? Michelangelo, Pistoletto. Cioè, sappiamo di chi si parla, quindi è un grande artista pop italiano, insomma, per me veramente bravo, in gamba, ma questo si sa. E quando sono
Insomma, in un incontro gli dissi queste parole, mi disse: ma tu sei uscito del tutto dal grembo? E disse: sto cercando di capire. Sì, credo. Perché mi disse: importante è il taglio del cordone ombelicale, quindi venirne fuori, quindi essere adulto, nascere da adulto. E io lì. Poi ci ho un po' macinato su questi pensieri, queste cose, ed è stato fantastico perché è arrivata anche la decima foto, è l'ultima, quella del figlio, okay? La madre che sta con la sua testa e il suo corpo copre proprio la testa del figlio. Forse c'è un problema. La testa, Ok. ma la testa, dicevamo, è coperta da questa invasione, no? Della madre. Quindi, cos'era questa foto? Voleva rappresentare nient'altro che le persone che avevo incontrato all'ospedale nel periodo di cura di mia madre, che erano lì con le loro mamme, no? Con le loro anime, perché curavano la mamma, cioè la mamma è tutto, no? Nella simbologia anche psicologica, se vogliamo parlare. È la donna che noi poi cerchiamo nella nostra vita, nel nostro inconscio, è la donna che rincorriamo sempre. È quel genere di donna che vogliamo accanto a noi. Quindi troviamo anche la nostra donna e il nostro altro lo troviamo a somiglianza dei nostri genitori, perché sono le prime figure che il bambino mette dentro l'interiorizzazione della figura, no? Genitoriale. Quindi io mi chiese, dissi, ma perché questa decima foto? A un certo punto sono arrivato, sono giunto a questo pensiero e ho detto sì, perché questi figli avevano 50, 60 anni, erano ancora attaccati a questo grembo della madre. Non era avvenuto il famoso taglio ombelicale, il famoso di cui parlavo prima. Quindi ho detto, questa è la chiusura, nascere da adulti. Questa mostra aveva proprio la metafora del rinascere da adulto ed era fondamentale, era veramente importante questa cosa. E questa mostra è stato un linguaggio, Paolo, perché si parlava di linguaggio all'inizio nella tua domanda, un altro linguaggio che mi ha permesso di arrivare al mondo nudo, però in un nudo artistico. Non quello del corpo, perché il corpo, se trattato in una forma della materia, no? Non ha nulla a che fare. Quindi non ha un'importanza, ma l'importanza è come viene interiorizzato dentro di noi quel nudo, quel fare una foto dentro un Domopak. Per me voleva dire grembo della madre e rinascere da adulto. Ma non era solo la mia esperienza, avevo messo insieme l'altro e anche me, quindi interiorizzato l'altro, quindi questi figli cinquantenni, sessantenni che ancora dovevano tagliare questo cordone ombelicale. E io avevo 23 anni, ero in un paese che non conoscevo. Allora lì tutto un bel percorso come il criceto, il mio cervellino allora cominciava a brontolare, cosa fare, perché qua e là. Poi è arrivato il momento, dopo 5 anni, a realizzare questa mostra fotografica e portare, arrivare all'altro, così come la mia esperienza è stata raccontata adesso qua. Ma è stata raccontata poi a più di 400 persone, perché in quelle 2 settimane sono passate più di 400 persone e sono davvero fiero di quel
di quella mostra fotografica, di quel momento. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, anche Giampaolo Mazzara, che è uno psicoterapeuta, oggi collega psicodrammatista. Lui fece anche una bella, ebbe un bel pensiero su questa mostra fotografica, di realizzare all'interno della mia mostra fotografica anche uno sociodramma, che spiego in una frase. Sociodramma non è altro che lavorare su un teatro della persona, ok? Però in un grande gruppo, quindi far lavorare tante anime e tanti teatri, teatri intesi anime delle persone insieme. Quindi fu qualcosa di magnifico. E veniamo invece all'aspetto della terapia, psicoterapia attraverso il teatro, che è un po' la trade union di tutte queste forme artistiche. Ok, saluto anche Stefania, che è una mia carissima amica, quasi il titolo è quello, meglio dire, una sorella, e mi sta dicendo che Sociodramma è un grande gruppo e mi mette il cuore, è un grande gruppo, Steffi. Allora, sì, mi emozionate, mi fate anche andare un po' via i pensieri e le risposte, però ecco, come si dice, è il bello della diretta, Paolo. Quindi, no, per dirti, la domanda precisa. Allora, come descrivi la psicoterapia teatrale per chi ne è digiuno e quindi non sa come una disciplina come la psicanalisi possa intervenire e utilizzare come mezzo di utilizzo il teatro, anche il teatro? Assolutamente sì. Il teatro, io l'ho fatto per un bel po' di anni, teatro, come forma artistica al fine copione, interpretazione di un personaggio, quindi teatro di prosa, e non sono passato prima, insomma, sto parlando della mia adolescenza. Poi da giovane e oggi invece da giovane adulto parlo di un altro teatro che è quello teatroterapia. Quindi il teatro come cura. Il teatro cura perché anche il teatro di prosa dentro ha questo elemento, questo concetto di curare un personaggio. Quindi cosa significa? Andare a studiare come è fatto quel personaggio, andare a studiare quel copione, come agisce quel personaggio lì, con quali valori, pensieri e così via. Interpreta? Fra 2 minuti Mi si interrompe la diretta perché dobbiamo ricollegarci perché si interrompe fra 2 minuti la diretta. sembra. Ok. E quindi ci siamo ragazzi, se poi perdiamo qualcosa riprendiamo. Teatroterapia non è altro che una forma di espressione dell'altro, però chi fa poi il regista di questo teatro, che in altre parole è lo psicodramma anche, prende cura proprio di quell'altro. Che viene e esprime il suo bisogno, la sua difficoltà, chiamiamolo come vogliamo. A me piace chiamarlo la sua domanda, il suo bisogno. Quindi io come regista dello psicodramma non faccio altro che prestare attenzione e dare ascolto all'altro nel mentre interpreta a modo suo il suo mondo interno. Poi c'è tutto un set particolare, perché c'è il teatro dello psicodramma, poi c'è anche il playback theater, che è un'altra cosa che ha più a che fare con l'improvvisazione teatrale, se vogliamo paragonarci al teatro
di prosa, quindi quello che conosciamo un pochino tutti. Però nel playback theater, il teatro, ok, il playback, tu vai e vai lì a improvvisare qualcosa, porti in scena.